Non bastano cuore e grinta al Noicattaro per fermare un Cerignola sempre più squadra leader del campionato d'eccellenza. Quella che il tecnico degli Ofantini Farina ha definito un'altra finale la risolve di rito a metà della ripresa su assist di Morra, tra i migliori dei suoi. I tre punti se li prende il Cerignola, mentre alla squadra di Castelletti restano i complimenti e la convinzione di potersi togliere qualche altra soddisfazione in un campionato che viaggia sui binari della tranquillità. Cerignola che punge all'ottavo con il pallonetto non calibrato di diritto, Sansonna controlla senza affanni e si rende pericoloso con la punizione di Vice Domini smanacciata dall'estremo difensore di casa. Insidioso è anche il traversone di Cappellari che non viene raccolto in area di rigore dagli attaccanti giallo-blu. Il Noicattaro regge e prima del riposo crea anche l'occasione buona per spaventare la prima della classe. Faliero lascia sul posto i difensori ospiti prima della conclusione di Guglielmi, Murata e quella di Pazienza che termina abbondantemente alta. Il buon momento dei padroni di casa è confermato dal cross di Barone con la girata di Guglielmi bloccata da Roberto Marinaro. La risposta del Cerignola invece è in questo tentativo di Russo che non impegna Sansonna. Padroni di casa che devono rintuzzare sin in avvio di ripresa la spinta degli Ofantini. Morra approfitta di un'incertezza difensiva del Noicattaro ma il suo cross termina sul fondo. Il numero 11 del Cerignola si rifà con il colpo di tacco che diventa assist perfetto a beneficio di Nicolas Di Rito. È suo il gol che sblocca la gara e vale 3 punti preziosi. Il Cerignola a quel punto deve solo controllare la reazione del Noicattaro che Castelletti rende a trazione anteriore con gli innesti di Tenzone, Cassano e Salvi. Sono i gialloblu però ad avere l'occasione del raddoppio con Morra girata che sibila il palo e l'episodio spaventa un Noicattaro che perde lucidità al cospetto della prima della classe.